Ammazziamo sto pagliaccio. Porca puttana. Cazzo. Uff. Tre colpi tra la vita e la morte. Sai cosa? Fanculo. Vado a gambe. Vediamo se... Aspetta. Sai cosa? Ok. Devo ricorrere... Non ho altra scelta, figa. Devo ricorrere a sto cazzo di coltello. Coltello. Andiamo. Vai. Oh, vaffanculo. Coltello di merda. Vai. Vai. È stata una mossa azzardata, ma... poteva finire anche peggio. Ecco. Un'idea, mi sa che è meglio fare equipaggiare la pagliaccia con col coltello. Dai, che cazzo. E dai figa, ci sta sopra zio cane. Sì, ecco, tutti e due hanno il cavolo di coltello. Vediamo. Allora, niente qui da raccogliere. Diciamo, mi sa che è stata forse una brutta idea quella di usare le mie munizioni contro quei cavoli di zombie. Forse sarebbe stato meglio darsela a gambe. Adesso mi provo a difendermi con un cavolo di coltello. Ecco. Bellissimo. Sì. Vai piano piano. The Umbrella Research Center? Sì. Bellissimo posto. First general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. See? Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Chi è questo prete? Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ok, situazione interessante. Adesso abbiamo visto quel prete lì che è in grado di controllare quei cazzo di girini. Cazzo, non si può rompere. Bellissimo.
Questo posto qui mi ricorda Resident Evil 1. Ah, ma tipo l'inchiostro. Tanto che ci siamo, salviamo, perché non voglio ripetere tutto da capo di nuovo. Ok, vai, va. Salvaggio completato. Vai, va. Ok, cominciamo a rifornirci di roba, ecco. Prima roba interessante. Cavolo, è successo. Vediamo sto pagliaccio, ah già, non c'è più spazio. Allora, depositiamo, va bene, tutto questo qua non mi serve. Abbandona, sì. Ora raccogliamo munizioni per pistola. Vediamo quanti stanno, è bello, no, proprio 30. Perfetto. Sì. Adesso usiamo Rebecca. Sì. Sì. Vai. Sì. Mischiamo la roba di nuovo. Combino. Perfetto. Vediamoci le munizioni. Ok, credo sia tutto a posto. Ok, perfetto. Ok, ora dell'esplorazione. Allora lì è da dove siamo entrati. Aspetta, se lì è da dove siamo entrati, allora da dove, quale porta cominciamo? Dannazione, mi sento confuso. Ci sta una varietà di scelte. Merda, scelta sbagliata. Voglio cominciare già usare quelle cavolo di munizioni, ne ho solo 30 e già lì vedo 3 zombie e chissà quanti altri ci stanno. E prima di tutto cerchiamo di recuperare munizioni e anche oggetti per ripristinare l'energia. Sembra piuttosto calmo qui, non si sa mai cosa potrebbe accadere. Ma almeno ci sia un numero minore di zombie rispetto all'altra stanza. Allora, cazzo, che è stato quello? Cazzo, vediamo del sangue che va nel bagno lì di merda. Ecco, perfetto. La dell'erba verde. Raccogliamo, no, adesso non mi serve. Ecco, del carburante, ma cosa ce ne facciamo del carburante senza... Porca puttana, che cazzo è quella roba? Fanculo. Che cazzo ha quella cazzo di... Porca puttana, io lo dicevo che era troppo calmo quel posto, porca puttana. Cazzo. Merda. Cazzo. Io con lì mi ha quasi ammazzato di già, figa, già all'inizio. Ho fatto sprecare 6 proiettili per niente, mostro di merda. E speriamo che nessun cazzo di cane salti da quella finestra. Bello. Merda, di nuovo! Scappiamo. Ma che cazzo, come fa quel cazzo di mostro a continuare? Merda, no!
Che cazzo? Scappa, scappa. Via, quindi ci stanno due, non è lo stesso cazzo di mostro, ma porca puttana, figa. Figa, non può uno fide collezionare munizioni in santa pace, zio cane. E adesso ho perso, vediamo lei, vediamo la Rebecca quanti proiettili ha. Merda, c'è solo tre. Porca miseria, zio cane. Grazie a quei cazzo di non so cosa sono, figa. Sembrano quel di cosa di sembrano quel cazzo di Uroboros di Resident Evil 5. Ho un brutto presentimento, dannazione. Dimmi che adesso per forza devo tornare nelle altre stanze a vedermela con quei cazzo di mostri. Ok. Con il ritratto sembra piuttosto sospetto. Allora, vediamo, ecco. Ho trovato un'altra porta che è possibile fare usare. Allora, fare accesso, vediamo. Speriamo. Allora, di nuovo qua sembra tutto che cazzo. Cazzo è stato, figa. Quando sento corvi. Merda. Ecco. Ecco. Fanculo. Corvi di merda. Preferisco darmi la gamba di nuovo, figa. Vediamo se ci stanno ancora, sono usciti. Allora, vediamo. Allora, Rebecca, non voglio che lei... Allora, inattivo. Ma vaffanculo. Troppo lento, fide, usare quel cazzo di coltello, fide. Zio cane, fide, gli ho mancati due volte. Guarda, troppo lento. Situazione qui sta peggiorando, figa. Merda. Vediamolo, c'è sta quella cavolo di... Vediamo. Ci sta un cazzo di simbolo del leone. Vediamo qua, ho visto che ci sta una porta lì che non ho avuto accesso prima. Vediamo se è possibile adesso usarla. Vediamo. La porta che mi sembra incisa, immagine di un orologio. Qua invece c'ho l'immagine di un... No, non funziona. Allora, entriamo di nuovo questa porta. Vedo munizioni finalmente. Anche se la mia perdita di munizioni è stata troppo alta, dannazione, con la pagliaccia. Adesso ne ha solo 3, mentre io adesso ne ho, non so, 9, credo. Vediamo quante ne ho. Ciao, ne ho 7. Ok, almeno, meno male che ho trovato queste munizioni a fucile. Almeno dico che siano... Non dico che siano utilissimi, ma... ma... Comunque... Adesso
chiusa dall'altro lato. Vediamo adesso questa porta dove porta. Cazzo. Suono molto familiare. No, vediamo, usiamo un fucile. Vaffanculo. E questo è l'unico modo che ho per ricaricare più in fretta possibile e essere sicuro di non essere attaccato. Ok. Ecco, morti tutti e due. Guardate quando ricarico mentre eseguo l'azione del caricamento, fide, ci impiega un secolo. Allora, questo è chiuso. Non so perché, ma non dovrei accedere a questa porta, ma la curiosità